Ci sentiamo sotto assalto, ci sentiamo molto spaventati, soprattutto dall'ultimo episodio di rapina, non più furto. Sono aziende che prima, 10 anni fa, 20 anni fa, non venivano neanche sfiorate da questi tipi di attività criminali, l'argento, chi lo toccava una volta? 9 episodi nei primi 6 mesi della 2024 tra furti e rapine che hanno avuto come vittime gli imprenditori orafi aretini, l'ultima addirittura con un'aggressione con lo spray urticante. Da qui la necessità di un confronto con la rappresentante dello Stato sul territorio, la prefetta Maddalena De Luca. Questa mattina è stata intanto molto proficua, molto interessante, perché attraverso questo comitato operativo si è data voce proprio agli orafi, proprio alle aziende, e quindi hanno rappresentato quali sono le loro esigenze, quali sono le criticità. Era stata la stessa prefetta a chiedere al Ministero dell'Interno di implementare il numero di uomini a presidio del territorio, il primo distretto in Europa. E a seguito appunto di questa richiesta sono già arrivate delle risorse, altre arriveranno prima dell'estate, quindi avremo 20 carabinieri in più, avremo dei reparti che sono messi a disposizione della Polizia di Stato specifici per garantire la sicurezza del settore, quindi sono soddisfatta. Infine l'appello della prefetta agli stessi imprenditori. Tutto si riassume nell'adozione di misure di difesa passive che siano efficaci e funzionanti, quindi un monitoraggio attento dei sistemi antintrusione e che siano sempre tenuti in efficienza. Speriamo che dopo queste riunioni che facciamo costantemente di essere un pochino più tutelati e un pochino più, diciamo, guardati dall'alto su questo punto di vista, perché veramente è una situazione molto difficile.